E adesso non so voi, ma in questo periodo è tanto importante tenersi idratati quanto inizia ad essere un po' difficile magari portare l'acqua nei marsupi piccoli come questi, nelle borse un po' più compatte. Certo, con lo zaino è semplice, scelgo una borraccia, prendo una borraccia termica, quella che mi piace, e la metto lì. Con una LV6 può già diventare complicato, ma non pensate che Paolo non ha la soluzione per voi. Anzi, ce l'ha Nalgene, io ve la presento perché la sto usando molto in questi giorni, la Hip Flask. Fa parte di quelle categorie di borracce più piccole, compatte, minimali. Come sapete, l'acqua non si può comprimere. Qui ci vanno 300 ml d'acqua, ma ci permettono comunque di rimanere idratati. Immaginatela ad esempio anche all'interno dello zainetto di un bambino che va in gita o che va a vedere qualcosa, va al parco. Questa non occupa tanto spazio e comunque 300 ml d'acqua sono sempre meglio di niente. Prendono questo tipo di borracce un po' alla forma dalle fiaschette di superi alcolici che si portavano. C'erano proprio delle distillerie di brandy, di rum che facevano questo tipo di borracce. Forse qualcosa si trova ancora in giro. Ovviamente di vetro, ovviamente per i distillati. Noi che siamo bravi ragazzi, nella borsa portiamo l'acqua. Ecco, questa è già la prima novità di questo prodotto. Un bicchiere per condividere un po' da bere. Oppure eventualmente, se trovo una fontanella, mi faccio una bella bevuta senza toccare la mia riserva. È un'idea, posso tranquillamente decidere di lasciarla a casa se non devo utilizzarla. È super modulare, vedrete tra un attimo perché. La capacità è di 300 ml, 10 once, tutte riportate qui in unità imperiale, oppure in millilitri come fanno le persone per bene. Ma le novità non finiscono qui, perché il tappo, che vedete così generoso, è in realtà un ottimo portapasticche. Vedete, ho fatto in questo modo perché le pasticche restano per bene qui dentro. Quindi, se avete bisogno di portare dei medicinali, degli integratori, li sistemate qui dentro e poi un bel colpetto ed è pronta per accompagnarvi durante la giornata. Ha a disposizione un tappo che è a filo continuo, cioè la filettatura è a filo continuo. Qual è la differenza con altri tipi di soluzione? Che a volte troviamo delle borracce nella quale la filettatura, sia quella dell'apertura che del tappo, sono spezzate. Fateci caso, le vedete divise a un certo punto. E quel tipo di filettatura non ha la stessa tenuta di una continua. Ecco come diventa ancora più piccola. Questa è la versione minimale, via nella borsa, 300 ml d'acqua, pronti da bere. Chiaramente parliamo di Nalgene e parliamo di backpack, quindi è assolutamente sicura per il contatto con gli alimenti. BPA, BPS free, quindi non solo l'acqua è sicura, ma non fa nemmeno schifo che sa di plastica poi. Ed è fatta per durare. È plastica, ok, quindi deve durare a lungo, ma l'ha fatta Nalgene. È possibile lavarla anche in lavastoviglie. Se avete bisogno, smontate tutto, via in lavastoviglie ed è fatta, ragazzi, facilissimo. Vi dicevo che è garantita la tenuta. Ecco qui, mi diverto un sacco a fare tutta sta roba. Vediamo adesso qualche caratteristica tecnica. Il volume della bottiglia è di 10 once, dicevamo, 300 ml. La larghezza di 74 mm, ad essere precisi. Il diametro del tappo da un pollice, se avete bisogno di collegarci filtri o altro. E tutti questi accessori nel peso di 124 grammi. Altezza totale 20 cm.